L'amarezza è tanta per quel che poteva essere e non è stato. Il Messina abbandona la Coppa Italia con una dose extra di rammarico. A bruciare sono le modalità della sconfitta dello Iacovone e la fragilità di un avversario inconsistente, decisamente alla portata anche delle seconde linee giallorosse messe in campo da Lucarelli. Come bene aveva lasciato intendere la prima mezz'ora di gioco, caratterizzata da almeno tre nitide palle gol dei peloritani, assoluti dominatori di un match in cui i giovanissimi, mandati in campo da Prosperi, apparivano destinati al semplice ruolo di sparring partner. E invece la rete tarantina, propiziata da un'ingenuità del secondo portiere russo schierato al posto di Berardi a una decina di minuti dalla fine della prima frazione, ha spento la luce in casa Messina. Luce che non si è più riaccesa nonostante i tentativi di Lucarelli, che ha chiuso addirittura la partita con quattro attaccanti in campo. Un'ora di apatia in concludenza con i biancoscudati spesso in possesso di palla, ma mai capaci di essere incisivi nei 20 metri finali, esattamente come accaduto 3 giorni prima ad Agrigento. Una replica che preoccupa in vista delle prossime due partite di campionato, quella interna di domenica con il Fondi anticipata alle 14:30 e quella successiva a Melfi in casa di una delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Contro i laziali, irrinunciabile ritorno alla vittoria, che le difficoltà di costruzione e finalizzazione, confermate anche ieri dalla squadra per l'intero secondo tempo, potrebbero rendere estremamente complicato. L'astinenza da vittorie che si protrae da un mese al di là dell'evidente impatto in classifica, la prima sconfitta della gestione Lucarelli al di là della conseguente uscita di scena dalla Coppa, rischiano di depotenziare quel pizzico di consapevolezza e autostima che meritoriamente, con i risultati e il proprio carisma, il tecnico livornese era riuscito a restituire al gruppo. La delicatezza del momento è facilmente comprensibile.